il suo figlio maggiore era nei campi. E come ritornava e giunse vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò. E quello gli disse: è tornato tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Udito ciò, egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre e disse: ecco, sono già tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento. Eppure non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Allora il padre gli disse: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma si doveva fare festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Amen. Benedetta la sua parola. Ci troviamo di fronte a un personaggio che è molto diffuso in tutto il mondo, in tutte le chiese, in tutte le religioni, a colui che si sente padrone della fede e tende ad autogiustificarsi, a dire: io sono una brava persona. E questo è molto diffuso e troverete sempre nelle più grandi aree religiose del mondo questo tipo di persone, le quali con i loro comportamenti e con le loro azioni tendono ad acquisire un diritto su Dio, tendono a sentirsi importanti per il Signore. Nello specifico, il fratello maggiore è, diciamo tra virgolette, paradossalmente più pericoloso del fratello minore. Il fratello maggiore occupa una posizione nell'ambito della casa del padre, si sente importante ed è amato dal padre, così come è amato il figlio minore. In questo caso è difficile capire il senso di religiosità che è presente in ogni persona. Anche qui, che stamattina state ascoltando, noi dovremo sempre esaminare noi stessi per capire se è religiosità o è verità quello nella nostra vita, se è apparenza, se è forma o sostanza. In questo caso il figlio maggiore si trova nei campi, sente che qualcosa sta succedendo alla casa del padre, stanno facendo festa. C'è festa, il padre ha ordinato la festa per il ritorno del fratello minore, era perduto, è ritornato sano e salvo, non solo sano, perché non basta essere sani nella chiesa, non basta essere sani nel mondo, bisogna essere anche salvati. Quindi è tornato sano e salvo, sia in salute fisica e in salute spirituale. Ha ripreso la sua fisicità, è uscito dal deperimento fisico che stava nel porcile e con il ravvedimento è entrato di nuovo nel piano della salvezza di Dio. O meglio, a me piace dire, non era mai uscito. Si era allontanato, ma non era mai uscito. Il fratello maggiore non è mai entrato invece nel piano della salvezza di Dio. Sta nella casa del Signore, sta in una chiesa, è seduto in una chiesa, ma arroga a sé dei principi, dei fondamenti, si basa su qualcosa che non ha niente a che vedere con il dono di Dio, si basa sul suo comportamento, si basa sulle sue azioni, si basa sul suo modo di vivere, si basa su tutto un ordine di situazioni. È facilmente distinguibile questo atteggiamento, perché appena va qualcosa fuori dal suo piano, qualcosa che esce fuori dalle sue righe, va in rabbia e confusione. Sia dire,
diventa iracondo, non riesce a gestire questa situazione perché è abituato, è abituata a gestire le situazioni. È qualcosa fuori dall'ordinario, va fuori, comincia a dire cose, a fare cose che ci sembra strano. Vi faccio una domanda: questo fratello maggiore lo era o è diventato così? Aveva nel cuore già questi sentimenti che andremo a vedere. C'era ira, c'era gelosia, c'era insicurezza, c'era religiosità, ma erano ben nascosti nei banchi, nelle sedie. Ma il Signore viene a scuotere tutto. Il Signore scuoterà tutte queste dei suoi figli. Noi vorremmo che tutto filasse sempre liscio, ma Dio, siccome ci ama, è costretto a scuotere la nostra vita, a prenderla, a dire: guarda, questo non mi piace. Noi vorremmo andare in cielo così come siamo chiamati, come se tutto dovesse funzionare sempre allo stesso modo, sempre, sempre felici con la moglie, sempre felici con il marito, sempre a posto nel lavoro, sempre a posto nel traffico, sempre bene di salute. Ma non è così. È previsto che noi passeremo delle prove, dice l'apostolo Giacomo: rallegratevi quando siete provati. È previsto che noi saremo perseguitati, è previsto che avremo difficoltà, è previsto. I discepoli che stavano con Paolo erano malati e lui pregava per i suoi discepoli che l'accompagnavano. È previsto. Il popolo di Dio non è indistruttibile, nella fede è indistruttibile, ma è provato, come fu provato il popolo ebreo, i discepoli, e sempre la Chiesa sarà provata. Se pensi di essere entrato nel corpo di Cristo e fare la vacanza alle Bahamas, hai sbagliato proprio prospettiva. Avrai conflitti in casa, conflitti con i figli, con le figlie, conflitti col marito, con le mogli, situazioni di salute complicate, paure con cui dovrai, che a volte non hai neanche la voglia di dire agli altri. Sapete cosa fanno i religiosi? Come stai? No, tutto bene. Come va con me? Tutto bene, tutto bene. Sapete, quando lui diceva: sono sereno, sono sereno. E poi dentro stanno male perché hanno paura di dire le loro fragilità, di confessare, di dire: no, va male, non riesco, aiutatemi. Avendo paura del giudizio degli altri, perché il religioso mormora e quindi pensa che gli altri mormorano, non si parla, e dentro muore perché non ha fiducia dell'amore di Dio. Ma a me, se non concesso che altri dovessero parlare su di te, ma che ti importa se stai bene con Dio? Ma parlate tutti quanti, l'importante è che tu stia bene con Dio. Ma possono mormorare mille persone, mormorate, io sto a posto con Dio. Vi ricordate il pubblicano? L'altro lo mormorava: Signore, io sono contento di non essere come lui. Ma lui stava a posto con Dio, non gli interessava che l'altro lo mormorasse. Come siamo schematici a volte. Questo fratello è schematico, è carne della sua carne, fratello dello stesso, condivide la stessa fede, nella casa di Dio le stesse benedizioni, ma non riesce ad essere felice. C'è festa? No, io sono abituato alle mie liturgie, gli altri sono esaltati, si alzano, battono le mani. Comincia qualcosa, non va, il culto deve andare sempre allo stesso modo. Come si sono permessi di fare festa senza avvisarmi? Per come? Chi è che ha cambiato le carte in tavola senza avvisarmi? Che cosa grave. Quando Dio benedisse due fuori dall'accampamento di Mosè, andarono a riportare: ha benedetto due, stanno profetizzando. Ma lascia che profetizzino, ma lascia che si muovano nel Signore. Signore, ci sono alcuni che vanno a predicare, lasciateli fare. Chi è con me non è contro di me. Sempre questa chiusura, questa porta sempre pronta a chiudersi verso tutti e tutti, e giustificare la rabbia accusando gli altri. Questo fa il fratello maggiore.
non chiama, non entra neanche in casa. È talmente indignato che sta fuori. Chiama un servo, un bravo servo del Signore come Eleazar, il servo che Abramo mandò per prendere moglie a Isacco. Non prenderai moglie nel territorio straniero, ma prenderai moglie della tua discendenza. Incredibile la fedeltà di quel servo quando incontrerà Rebecca al pozzo. Incredibile. Ma andiamo avanti. Questo servo è un bravo servo che sta nella casa del padre, ma è un servo, è fedele. Dice: guarda, è tornato tuo fratello. Il servo lo chiama tuo fratello, lui lo chiama questo tuo figlio. Il servo ama più suo fratello che lo stesso fratello. È incredibile. Questo mi fa ricordare come Gesù è così amato da noi che non siamo ebrei e così allontanato da coloro che sono dello stesso popolo ebraico. Allora, com'è questa festa? Che succede? Non sono stato, nessuno mi ha telefonato, non ho partecipato. Ma come mai non mi hanno invitato anche a me? Andate a mangiare la pizza, ma mangiatevi 10.000 cose. Quando uno sta bene con se stesso, anche quando va con gli altri sta bene, ma può stare anche da solo e sta bene lo stesso. Allora, appena sente questo fratello maggiore che sta facendo festa vicino a qualcuno, si adira, manifesta l'ira che silenziosamente per anni aveva covato nella casa del padre. Si può stare vicino a Dio e avere ira nel cuore. Si può stare vicino a Gesù e avere cattiveria nel cuore come Giuda. Noi possiamo illuderci di stare vicino a Dio e non cambiare e non prenderci quelle promesse, non essere trasformati dalla sua mano. Si può stare in chiesa ed essere bugiardi. Si può stare, si può leggere la Bibbia e non credere in Lui. Fratelli e sorelle, la storia è piena di questo, la Bibbia è piena di queste storie. Dio vuole che il tuo cuore sia totalmente trasformato dalla sua mano. Non accetterà mai compromessi, mai, mai. Ed ecco che il fratello maggiore cita le sue qualità. Sono già tanti anni che io ti servo. Cioè, quello che lui fa, diventa un mezzo per essere importante davanti agli occhi di Dio. Invece di ringraziare Dio per quello che fa, diventa un mezzo. Signore, come sono importanti? Io predico nella chiesa. Come sono importanti? Io faccio questo. Io vengo da 30 anni, 40 anni nella chiesa. Nel momento stesso che ho cambiato questa prospettiva, comincio ad avere questa prospettiva, io ho trasformato il mio rapporto con Dio, che significa che sono diventato io il Signore e Lui il padrone del supermarket. Ho cambiato proprio, non è più il mio ruolo, perché quando sto alla sua presenza la prima cosa è: Signore, io non merito niente, ma la tua grazia mi basta. Signore, sono qui per la tua grazia, per il tuo amore, per la tua presenza. Signore, tutto quello che ho non è merito della mia educazione, del mio cervello, ma sei tu che me l'hai dato. Perché io senza di te neanche un attimo sarei capace di essere costante. Sei tu che mi hai formato. Quando noi abbiamo dei pregi, dobbiamo lodare il Signore per quello che abbiamo. Perché se ci sentiamo importanti per quello che abbiamo, noi togliamo a Dio la gloria. E questo atteggiamento di ira dentro di noi e di togliere la gloria a Lui impedisce la cosa più bella della tua vita, impedisce le risposte di Dio alle tue preghiere. Il fratello maggiore non poteva ricevere risposta alla preghiera, c'era ira, c'era invidia verso il fratello, c'era superbia, c'era accusa. Alla pretesa di dire: non ho trasgredito, non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento. La Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma sente questo, di stare a posto con Dio: mi sono comportato bene, mi sto comportando bene. Perde quel senso glorioso
di sentirsi sempre grato a Dio ogni volta che viene alla sua presenza, di sentirsi grato a Dio quando entra nella sua camera e prega. Perde quel senso di riconoscenza, di dire: Signore, grazie per quello che mi dai, grazie per quello che sei nella mia vita. Perde la gioia di appartenere a Lui. Allora, e dice: non hai neanche, non mi hai dato neanche un capretto. Aspetta sempre che Dio gli dia qualcosa, ma i figlioli di Dio sanno che tutto ciò che appartiene a Dio è nostro. Tutto, dice l'apostolo Paolo, tutto, tutto ci appartiene. Tutte le sue virtù, la gioia, la pace, l'abbondanza della felicità, la salvezza, la speranza, tutte le bontà, le generosità racchiuse in Cristo ti appartengono. Sono promesse che Lui ha fatto ad ognuno di noi e non dobbiamo aspettare come se Lui si dovesse riconoscere la nostra bravura, ma dobbiamo andarla a prenderci con amore. Signore, grazie della gioia, grazie della speranza, grazie di come mi sostieni, grazie di come stai con me. Addirittura dice: tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Allora il padre, nella sua grande condiscendenza, fratelli, sorelle, amici, cosa aveva fatto il padre con il fratello minore? Gli va incontro. E anche in questo caso gli va incontro, perché Dio, il messaggio di Gesù è che ama tutte e due e che vuole che tutte e due siano salvati e che vuole che i fratelli minori vengano al ravvedimento e vuole che i fratelli maggiori vengano al ravvedimento. Vuole che entrambi convoglino alla sua presenza con amore, perché il desiderio di Gesù è di salvare entrambi e di condividere con entrambi la sua grazia. Non vuole lasciare nessuno escluso fuori. Anzi, noi preghiamo che i fratelli maggiori diventino sempre, come dire, si convertano all'Iddio vivente e abbiano riconoscenza verso Dio, ci sia un cambiamento nella loro vita. Allora il padre va incontro, esce. Quanto è condiscendente Dio con noi, quante volte Dio è venuto a parlarci, quante volte Dio ci ha dato opportunità. Fratelli e sorelle, se solo dovessimo pensare alle opportunità che Dio, guardate, ci sono sempre dei piccoli segnali, sempre Dio ci avvisa, ma se solo dovessimo pensare a tutte le opportunità che Dio ci ha dato, dovremmo piangere ogni domenica per dire quante ne abbiamo perse nella nostra vita. È vero o no? Quante volte Dio ci ha dato opportunità? Quante volte pensiamo: in quella situazione avrei potuto fare meglio, in quella condizione avrei potuto agire in quell'altro modo, Signore, mi sono sentito male in quella circostanza, forse avrei dovuto dire di più la verità, forse sono stato troppo buono. Quante opportunità Dio ci dà. Il padre ci viene incontro come andò incontro al figlio, dice: tu sei sempre con me, tutto quello che io ho, tutto quello che io ho è tuo. Fratelli, sorelle, tutto quello che Dio ha è vostro, è nostro. Si tratta solo di metterci nella condizione giusta per ricevere le sue promesse. È incredibile di come Dio ci vuole dare il bene e noi non riusciamo a prendercelo. Dio ci vuole benedire e noi non riusciamo a prendercelo. Voglio terminare. Secondo voi, ora il figlio maggiore è indignato, sta arrabbiato, c'ha ira, ma il padre che fa? Cosa fa il padre? Fa una cosa molto semplice. Tu puoi stare arrabbiato quando vuoi tu. Tu puoi avere tutta l'indignazione che vuoi tu. Ma qui bisogna fare festa. Dio non cambia i suoi piani perché qualcuno fa i capricci. Quando ci mettiamo a fare i capricci, no, Signore, le cose non vanno come dovrebbero andare, non è che Dio cambia i piani. Dio insiste nei suoi piani, alla sua volontà. Dio non si è piegato alla volontà degli uomini. Ricordatevi la preghiera del Padre nostro: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E se l'ha pregato Gesù, così deve essere. Dio non si piegherà mai ai nostri capricci. O se pieghiamo i piedi: Signore, mi devi benedire, Signore, devi fare in modo che le cose vadano così. Dio non farà così. Il fratello maggiore rimane fuori alla porta e perde di entrare nella casa di Dio. Ora, secondo te,
non vale la pena lasciare ira, presunzione, arroganza ed entrare nella casa di Dio e stare con Lui. Quanto valuti? Guardate come dice: figlio, ascoltate la voce di Dio, figlio, lo sta dicendo Gesù, tu sei sempre con me. Tu sei sempre con me. Figlia, tu sei sempre con me. Questo ti deve bastare. Anche se non sei, se non ricevi tutte le promesse, lo stare con Lui vale più di tutto. Lo hai capito, fratello? Sorella, lo stare con Gesù vale più di ogni altra cosa. Noi vorremmo star bene coi mariti, con le mogli, coi figli, al lavoro, nella casa, con noi stessi. Ma il primo dobbiamo, stai sempre con me. Dobbiamo godere a stare con Lui, ricercare di stare con Lui, essere felici perché apparteniamo a Lui. E poi, quando raggiungiamo questa felicità, questa consapevolezza che Lui è più importante, ma cosa ci interessa di tutti gli altri se stiamo bene con Dio? Perché coloro che stanno bene con Dio, Dio li avvicinerà a noi. Noi invece partiamo dal basso, vogliamo prima stare bene con gli altri e poi stare bene con Dio. Non è così. Prima dobbiamo stare bene con Dio, poi quelli che vogliono stare con Dio staranno con me, perché io sono con Dio. Dio cambia la prospettiva, cambia la situazione. Dobbiamo dare solo gloria a Dio e ringraziarlo di quante volte esce fuori e nella sua più potente manifestazione Lui mandò Gesù fuori dal cielo a venire incontro a te, a venire incontro a te, a dirti una parola. Ha detto: figlio, tu sei sempre con me. Sentite, fratelli e sorelle, una delle cose più incomprensibili, e qui voglio terminare, è l'amore di Dio. Chi capirà l'amore di Dio? Un amore che non ti accontenta, un amore che non giustifica, perché chi giustifica il sangue di Gesù, ma un amore che accoglie colui che si pente sinceramente e colui che fuori dalla porta rinuncia ai suoi diritti, e anche se si comporta bene non guarda il comportamento, ringrazia Dio di tutto quello che ha. Sia benedetta la parola del Signore. Amen.